Buongiorno a tutti, vorrei parlarvi oggi di un personaggio molto particolare, un personaggio che è stato spesso travisato durante i secoli, un personaggio che oggi si sta riscoprendo con occhi diversi, nuovi, e vorrei trarre dalle fonti antiche, quelle dei Vangeli e anche quelle meno conosciuti, dei scritti dei primi cristiani che raccontano proprio la storia di Maria Maddalena. E quindi vorrei dare a questo personaggio tutta la rilevanza che ha avuto all'epoca. In qualche modo, Maria Maddalena ha capito il Cristo, il messaggio del Cristo, in un modo completamente diverso dai Vangeli. Lei viveva una fede interiore. Era l'apostola degli apostoli, ossia colei che ha saputo mangiare, integrare, vivere l'insegnamento del suo benamato. E oggi più che mai cercherò di spiegarvi, al di là dei strati storici, chi era veramente questa Maria Maddalena, che spesso scappa all'intendimento, talmente è un personaggio ricco di sfaccettature. Bisogna capire che quando si parla di Maria Maddalena, se ne sono infatti quattro Marie Maddalene che rappresentano le quattro faccettature della sua personalità. E per quello vi chiedo di tornare indietro nel tempo, a 2000 anni fa, al tempo proprio della predicazione di Gesù. E ci troviamo davanti a una Maria Maddalena che vive, come suo nome si indica, in una piccola città sul bordo del lago di Galilea. E quindi questa città si chiama Migdal in ebraico, Magdala in italiano. È il nome di una torre che ormai non c'è più. Era una città commerciante molto sviluppata, di cui rimane poco oggi. E lei si chiamava Maria, e questo nome Maria si ritrova spesso nel Vangelo. Ma cosa voleva dire? Maria all'origine viene dall'ebraico Miriam, e questo Miriam era considerato un titolo più che un nome. Deriva dall'egiziano Merit, Merit che significa in egiziano ben amata. Veniva dato alle donne che erano consacrate a Dio. Quindi si usa spesso Merit Amon per una principessa, ossia ben amati da Dio, o tanti altri titoli, ma sempre donne specialis, donne che sono state istruite e in qualche modo hanno superato una prova di dedizione al divino. E ritroviamo questa Maria Maddalena, una donna molto istruita e per quello che è una donna che ci sorprende perché aveva talmente tante conoscenze. Sono quattro Marie che corrispondono un po' ai quattro evangelisti. Sapete che ogni evangelista, uno dei quattro evangelisti, è stato associato a un animale. Marco è stato associato al leone, leone di San Marco. Luca è stato associato al toro, Giovanni all'aquila e Matteo all'uomo. Dello stesso modo potrei dire che Maria Maddalena aveva tutti e quattro. Maria Maddalena era una leonessa che era capace di mangiare il mondo. Era anche una donna, una madre, in tutti i sensi. Era profondamente donna. E poi è stato anche un toro perché è andato a vivere la corrida, è stato messa non a morte, ma quasi, quasi vissuto la morte del Cristo come Cristo stesso. E infine è stato un'aquila perché ha raggiunto un livello di saggezza notevole e le frasi che si sono giunte da lei sono di ispirazione tuttora. Allora, vorrei riportarvi nella prima fase della sua vita, quando Maria Maddalena ha incontrato il Cristo, la leonessa,
di Maria Maddalena. Già dal nome sappiamo che Maria aveva già una predisposizione, era preparata a quello. D'altronde si pensa che abbia qualche legame di parentela con la famiglia di Giuseppe d'Arimatea, perciò sicuramente era una persona benestante. Il Vangelo ci dice che ha finanziato l'opera di Gesù, quindi una donna istruita, conosceva gli oli, conosceva gli unguenti. Si sono ritrovati diversi unguenti nella città di Magdala, Migdal, e era una donna molto colta, molto profonda, sono tante le testimonianze. Quindi abbiamo una donna che all'epoca era molto raro che venissero insegnati i segreti delle erbe, delle unguenti, delle terapie a una donna. Quindi doveva essere una donna notevole. E poi incontra Gesù e diventa una discepola tra le prime discepole, quando lui non era per niente conosciuto. Lui viveva a Capernaum, che si trova nel nord del lago di Galilea. Lei viveva, il suo nome ce lo indica, a Magdala, e ci faceva sicuramente la mattina, all'inizio, 4 ore di camminata per raggiungere la città di Gesù, Capernaum, e 4 ore alla sera, perché non era ben visto che una donna dormisse insieme ad altri uomini. E quindi sicuramente all'inizio faceva 4 ore andata, 4 ore ritorno, per dire quanto era convinta. E poi sapeva che all'epoca una donna che seguiva degli uomini non era, come dire, ben considerata, e forse per quello che poi ha avuto questa reputazione di essere una prostituta. Ma aveva avuto il coraggio di rompere schemi, e per quello che la chiamo la leonessa, perché era capace anche di affrontare delle peripezie, perché chiaramente questo gruppo che seguivano Gesù andavano sempre in giro, possiamo chiamare oggi dei senza tetti, perché dormivano spesso in una città diversa ogni sera. Ci voleva un bel coraggio all'epoca per fare questo. E il Vangelo ci dice che quando incontra Gesù, lui li caccia via i 7 demoni. Allora, cosa significa i 7 demoni? Rappresenta, più che oggi possiamo chiamarli dei spiriti, in questo senso che quando uno aveva dei pensieri che non andavano bene, che non erano buoni, si parlava di cattivi demoni, che eravamo impossessati da cattivi demoni. E quindi sciogliere, liberare i 7 demoni significava che veniva sganciata da 7 debolezze, quindi la rendeva una donna molto libera. In qualche modo era un'iniziazione fatta a una donna, un grande privilegio. Oggi come oggi, per capirlo meglio, potremmo associare questi 7 demoni alle 7 chiese dell'Apocalisse, o anche, prendendo spunto sulla tradizione orientale, ai 7 chakra. In qualche modo ha avuto i 7 livelli della sua coscienza ripuliti. Per usare i termini antichi, ha avuto le sue 7 candele riaccese. E questo la dice lunga su questa donna. Significava che era diventata una donna non illuminata, ma una donna che poteva decidere di per sé. E questo lo testimonia in tutta la sua vita, anche dando fastidio al gruppo degli apostoli, perché lei prendeva il posto che gli sembrava giusto, anche se lei era una donna, non si metteva in secondo come era la tradizione dell'epoca. Vorrei spiegarvi anche questo dipinto molto importante che viene dalla cappella di St. Patrick e che si trova nel luogo che oggi si chiama Glastonbury, ma che si chiamava Avalon una volta. E viene rappresentata giustamente questa donna con questi 7 demoni. Ed è interessante perché si raggancia ad antiche usanze celtiche di iniziazione delle donne, ed ecco perché è stata rappresentata lì. Vedete che manca qualcosa su quel disegno. Avete 6 demoni solo,
Dove il settimo? Il settimo demone è proprio dentro ed è rappresentato dall'olio che si trova ai piedi di Maria Maddalena ed è quello che infatti ha potuto trasformare, ossia che lei è diventata attraverso gli oli una persona migliore, trasformata, cosciente di quello che era. Quando incontra Gesù, lo frequenta sempre di più, nasce una intimità, una frequentazione di cui ci parlano i Vangeli apocrifi. C'è di modo innegabile una prossimità, d'altronde chiamerà il maestro, lo chiama Rabuni. Rabuni è un diminutivo di Rabbi, che sarebbe maestro, e in qualche modo dice maestro, caro maestro, maestro intimo, ed era una parola, come dire, molto affettuosa, che già denota tantissimo la sua relazione con il Cristo. E d'altronde è stata la prima a vedere il Cristo risorto, ed è questa una cosa incredibile, perché all'epoca per molti padri della Chiesa si sono chiesti come mai il mistero più grande della cristianità e la resurrezione è stata manifestata prima a una donna. E questa relazione veniva dal fatto che lei era diventata in qualche modo l'insegnamento nascosto del Cristo. Lei lo capiva come gli apostoli non lo capivano. Lei aveva questa capacità di vivere più che di spiegare con tante parole. Ed è questo che la rende particolare, la rende così particolare che nella Pistisofia, che è un testo gnostico che ci è pervenuto dai primi secoli del cristianesimo, dice, in questo dialogo tra Pietro e Gesù, Pietro si fece avanti e disse a Gesù, Signore, non possiamo sopportare questa donna, ci toglie l'occasione, non lascia parlare alcuno di noi, parla sempre lei. E già la dice lunga sull'atteggiamento che aveva. Prendeva il suo posto, si viveva la sua relazione, e anche se quello destava disaccordi o gelosie. E quindi Maria si fece avanti e disse, mio Signore, la mia mente è sempre intelligente, è pronta a farsi avanti per esporre la soluzione delle parole pronunciate da lei, ma temo le minacce di Pietro, il quale ha in odio il nostro genere femminile. E quindi capace di dire tranquillamente, ho paura di quell'uomo. Chiaramente Gesù la protegge, ma questo insegnamento profondo di donna lo dice di più questo passaggio ancora più grande in cui Pietro non ce la fa più e inizia a chiedere a Gesù, ma perché la preferisci a noi? Perché tra tutte le donne hai questa relazione particolare con lei? E anche il Vangelo di Filippo gli dice, ma perché la baci sulla bocca così spesso? E quindi si sente questa gelosia di Pietro. E Pietro aveva un carattere sanguigno, anche ha avuto qualche diverbio con Giovanni, con diversi momenti. E Gesù risponde di un modo molto interessante, dice, quando un cieco e uno che vede sono entrambi insieme nelle tenebre, non sono diversi l'uno dall'altro, non si possono distinguere. Quando la luce viene, allora chi vede, vedrà la luce, e chi è cieco rimarrà nelle tenebre. Quindi un ovvio riferimento che Maria Maddalena aveva capito il suo insegnamento più che altri. D'altronde, quando lei inizia a preparare Gesù per la crocifissione, che cosa fa? Mette il nardo, unge i piedi del Cristo di nardo e i capelli. E nell'antica tradizione mettere un olio sulla testa di qualcuno significa che
sei superiore a questo qualcuno. Questo si ritrova nel Levitico, in tanti testi dell'Antico Testamento, in cui colui che è superiore a te ti unge. Quindi significa che in quel momento Gesù accetta Maria Maddalena come essendo superiore. D'altronde, se Cristo si chiama Cristo, è che significa unto. Christos in greco significa unto. E l'unica persona che nel Vangelo unge Gesù è Maria Maddalena. Quindi è lei che gli dà, in qualche modo, il suo nome di Cristo, colui che è unto, e quindi colui che è santificato. E questo è una cosa che ci dà la misura di quanto Gesù aveva capito che Maria Maddalena era capace di tramandare l'insegnamento nascosto, l'insegnamento profondo, l'insegnamento femminile lunare, che gli uomini non potevano capire completamente. E oggi più che mai è questo aspetto che stiamo riscoprendo, questo aspetto di Maria Maddalena che ha saputo affrontare tutte queste tappe della sua vita. Vorrei parlare anche del nardo, che era una pianta che all'epoca veniva da molto lontano, veniva dall'Himalaya, è una pianta che cresce solo al di sopra dei 4.000 metri d'altitudine, quindi era molto difficile recuperarla. Potete immaginare quanto costava tutta la distanza da fare tra l'Himalaya e la Palestina. Si dice che all'epoca quest'olio essenziale di nardo costava 300 denari, che era una somma abbastanza importante per l'epoca. Per darvi un esempio, si dice che Giuda abbia ricevuto 30 denari in cambio dell'aver dato l'indicazione di dove si trovava Gesù. E quindi era una somma molto importante per l'epoca. Perché ha scelto proprio questo nardo? Perché questa pianta ha come effetto di penetrare nella pelle, soprattutto la lavanda dei piedi, che era una tradizione già da prima del cristianesimo, che rappresenta l'ancoraggio e che permetteva di preparare a livello sottile i due assi del Cristo, l'incarnazione, ossia il contatto con l'energia della terra, e anche la capacità di collegarsi in alto quando ha messo il nardo sulla testa. Ed è questi due aspetti che permetteva Maria Maddalena. In qualche modo era dietro di lui come colei che lo manteneva in asse, e che lui era quello visto da tutti, ma dietro di lui c'era una grande donna, Maria Maddalena. Questa è la prima parte della presentazione e farò tra poco una seconda parte in cui parlerò della crocifissione di Gesù. Grazie a tutti.